Emergenza batterio killer, in arrivo nuovi casi dalla Francia, come difendersi? Innanzitutto dobbiamo dire che il batterio Escherichia coli fa normalmente parte della nostra flora batterica intestinale, soltanto alcuni ceppi hanno la facoltà di provocare queste diarree emorragiche, probabilmente questo francese non è neanche lo stesso ceppo che ha provocato l'epidemia in Germania. In ogni caso tutti i ceppi sono sensibili alla temperatura, quindi è sufficiente una cottura che porti l'alimento a 70 gradi per almeno 2 minuti fino al cuore del prodotto per distruggere completamente il batterio. Allora, quello che noi possiamo consigliare, sebbene non ci siano ancora stati casi per fortuna in Italia, è di applicare le normali regole di igiene della persona e della preparazione dei prodotti alimentari. Lavare bene e sbucciare tutti i prodotti ortofrutticoli quando possibile e cuocere bene la carne, specialmente se si tratta di prodotti a base di carne tritata come gli hamburger, e evitare le contaminazioni crociate, cioè nel caso in cui si debba passare dalla lavorazione di un prodotto crudo a uno cotto, lavare sempre tutti gli utensili, lavarsi le mani, e quindi ecco, questo dovrebbe essere sufficiente per metterci completamente al sicuro.